Ritornati con noi in studio a Solo chi c'ha fede. Avete fatto in apnea, trattenendo il fiato, tutto questo spazio pubblicitario? Perché? Scopriamolo attraverso la clip selfie del prossimo ospite. Ciao a tutti, mi trovo esattamente all'aeroporto di Pescara. Se non sono all'università, se non sono in acqua, sono in giro. Negli ultimi giorni ho attraversato dalla Croazia all'Italia, il lungo e il largo, però ora prendo il volo e sto arrivando da voi. Aspettatemi, che arrivo. Ciao! Profondo, imprevedibile, coerente, campione del mondo di apnea, con noi Mike Maric! Benvenuto, Mike! Grazie Blind Visions, benvenuto Mike. Grazie. Allo studio di Solo chi c'ha fede. Grazie mille. Benvenuto. Grazie a tutti. Profondo, profondo in tutti i sensi mi pare di capire, perché oltre al fatto che tu sei uno dei più grandi apneisti che ci sono al mondo, lo possiamo dire perché è la verità, sei una persona che ha molta interiorità. Beh, sono stato un forte apneista, poi la vita cambia, evolve e ci si pone altri obiettivi, altri traguardi e bisogna evolversi. Non mi piace vivere del passato, mi piace vivere del mio presente per costruire il mio futuro. Allora, ricordiamo il tuo ultimo titolo, Mike. Beh, nel 2004 sono stato campione del mondo di apnea. Questo è stato il titolo sicuramente più importante. Nel 2005 ho fatto altri record, nel 2006 ho deciso di appendere la monopinna al chiodo. E a proposito di questo, noi approfondiremo un po' tutto quello che è Mike Maric, conoscendolo prima attraverso C'è Fede e Fede. Perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, oh no, no, no. Caro Mike, a proposito di fede in ciò che si fa, tu ne hai tanta. Tu e la tua monopinna, di cui hai accennato ovviamente poco fa, sei come un delfino in fondo al mare con la tua monopinna. Quali sono le tue sensazioni? Perché quelle che dai a noi sono quelle. È difficile descrivere un tuffo in apnea. Diciamo che indubbiamente quando, nel momento in cui io indosso la mia monopinna, metto la maschera, subentra un aspetto psicologico completamente diverso. Noi siamo fatti di acqua, viviamo i nostri primi 9 mesi di vita all'interno del liquido amniotico, siamo dei mammiferi a tutti gli effetti e per me il tuffo lo vivo proprio come un cambiamento, una metamorfosi, cioè cercare di essere acqua nell'acqua per perdere completamente i connotati di terrestricità e diventare il delfino che c'è in me, il delfino che ho sempre sognato da bambino di voler diventare. Questo è un po' il mio modus vivendi. Senti, qual è la differenza, spiega a noi profani, qual è la differenza tra la monopinna e le due pinne che noi abitudinalmente siamo abituati a vedere? Sì, le due pinne sono il classico attrezzo che ci mantiene bipedi, nel senso che comunque noi trasferiamo l'azione meccanica delle gambe in acqua. La monopinna è un attrezzo unico molto simile alla coda dei delfini e quindi come tale ci permette di essere più simili ai nostri amici del blu. È un attrezzo un pochettino più complesso perché richiede un approccio molto tecnico, è un attrezzo anche un po' pesante perché pesa circa 5 kg, però è in grado di trasferirti emozioni uniche, quello ti permette di vivere l'acqua un po' come un delfino o una piccola sirena, via. Mike, nella clip selfie che abbiamo visto inizialmente ti trovavi a Pescara, sì. Hai giustamente detto se non sono sott'acqua sono all'università e adesso spieghiamo perché, oppure sono in viaggio, oppure sei qua da noi a Solo Fiducia, sì. Fede. Ci vuoi raccontare di questa esperienza che tu hai? Perché, insomma, insegni, sei ricercatore per l'università. Sì, sì, sono la dicitura corretta, sono professore a contratto, insegno all'università, insegno in medicina legale nell'ambito di scienze forensi. Collaboro con la medicina e lo sport, ho continuato la mia carriera, finito l'agonista, l'atleta, ho incominciato anche ad allenare e così ho trasformato una passione in un lavoro
è una scienza e una passione, per cui mi diverto a tutti gli effetti e sono attualmente sono consulente per lì, ero a Pescara, ero per il Settebello, dove avevo appena fatto un collegiale di 2 giorni per spiegare le tecniche di respirazione per aumentare la performance, e quindi insomma sono quali sono le tecniche per aumentare la performance di respirazione? Mantenere il controllo e la tranquillità in una trasmissione come questa può aiutare a gestire meglio la performance. Mike, senti, ho notato una cosa che mi è piaciuta molto, ovvero che tra di voi, voi del mondo dell'apnea, non c'è grande competizione, se non proprio la voglia di competere con se stessi. Sì, non c'è una grande rivalità, e questa è una gran bella cosa, cioè il vostro senso è quello proprio di combattere, di superare i limiti di se stessi. Il mio punto di vista è che la competizione è dentro di noi. Prima, quando ero più agonista, cercavo il mio limite, poi personalmente credo che per ognuno, che siano 3 metri, 5 metri, 100 metri, ognuno ha un proprio limite e ha una propria performance da raggiungere. Noi indubbiamente è uno sport povero, nel senso che è uno sport dove non gira grande business, e quindi tra di noi siamo veramente, credo, una tribù di amici, dove alla fine porti avanti un credo. Una fede, esattamente. A proposito di fede, ho letto sul tuo sito una frase che mi ha colpito molto, che voglio leggere anche ai miei telespettatori. Se sei padrone del tuo respiro, sei padrone del tuo corpo, sei padrone della tua mente, sei padrone della tua vita. Sì, perché l'apnea e anche la vita ti insegna a superare momenti di difficoltà. Penso che tutti noi abbiamo avuto momenti di belli, ma anche momenti molto brutti. Nei momenti brutti ti manca il fiato, non riesci a mangiare, stai male e ti manca proprio il respiro. E ti accorgi in quei momenti che quando ti manca il respiro non sei lucido, non riesci ad avere un corretto rapporto con te stesso. Quindi alla fine il respiro è l'elemento principe della nostra vita, perché noi possiamo stare senza mangiare per giorni, possiamo stare senza acqua per ore, ma alla fine dobbiamo respirare, e se sei padrone del tuo respiro, anche durante l'attività sportiva e soprattutto, riesci a gestire meglio il tuo corpo, la tua mente, e quindi sei molto più lucido e sei molto più performante. Mike, tu ti definisci, diciamo, a proposito di questo discorso, un nutrizionista del respiro. È molto bella questa cosa. Sì. Molto bella. Sì, perché sia per esperienza personale ho capito come gestire il respiro, sia per esperienza indiretta, cioè quello che io oggi faccio, insegno tecniche di respirazione a sportivi non solo dell'apnea, ma di qualsiasi altra disciplina, dal mondo acquatico al karate, alla scherma, al running, a tanti atleti che non vogliono rimanere senza fiato, e quindi imparare a gestire il proprio respiro è assolutamente fondamentale, ma anche nelle persone stressate, pazienti oncologici, insomma a tutta una serie di persone interessate a centrarsi meglio. Beh, è molto importante anche proprio nella vita imparare a respirare correttamente, quindi insomma magari facciamo riferimento a te, carpiremo qualche cosa e magari lo facciamo proprio tramite Me lo racconti in 5 foto. Forza ragazzi! Allora Mike, attraverso delle foto che ti rappresentano dei momenti della tua vita, ci racconterai un po' di te. Quindi scopriamo, prima immagine. Un Mike bambino? Raccontaci di questa foto. Mike che aveva 5 anni, era in Istria, a casa di mamma e papà, con la muta di papà, esperto subacqueo di quegli anni 70, e indossavo la muta di mio padre, e lui mi disse: vedrai che un giorno ti sarà piccola. Io l'ho guardato come dire: ma cosa stai dicendo, figurati. Ce l'ho ancora quella muta ed è un ricordo fortissimo che conservo nel mio cuore. Prossima foto. Chi sono? La mia famiglia. Questa è la famiglia? Sì. Cosa ci vuoi raccontare di questa foto? Chi ha fatto questa foto? Partiamo da qua, te lo ricordi? Sì, eravamo in... È un momento sempre emozionante quello della famiglia. Grazie Mike per condividerlo, tra l'altro. La famiglia è stata scattata in un ristorante delle mie zone dell'Odigiano. C'è mio fratello,
mia mamma e mio papà e la famiglia. Più vado avanti nell'età e più mi accorgo di come sono stato fortunato ad avere una famiglia unita, forte, in cui mio padre, mia madre, mio fratello stesso mi hanno dato degli stimoli mentali, culturali e di educazione importantissimi, per cui per me oggi veramente la famiglia è caposaldo della mia vita. Se tu avessi dei figli un domani? Beh, li darei ai nonni, perché li crescerebbero probabilmente meglio di me, perché io sono stabile ma alcune volte anche un po' instabile mentalmente. Per andare sott'acqua bisogna essere un po' matti. Il primo valore che insegneresti loro quale sarebbe? Rispetto, fondamentale, rispetto dei valori, rispetto. Prossima foto. Questa è una foto che scava nell'intimo, nel tuo intimo. Credo che sia un racconto che lascio fare a te. Parliamo di un amico che purtroppo non c'è più. Sì. Il mare mi ha regalato emozioni uniche. Quando vinci un oro mondiale, ti sembra di toccare il cielo con una mano. Questo amico Filippo era una delle persone che era sempre con me nei miei allenamenti, ha iniziato con me nel 2001, poi nel 2005 purtroppo al largo di Chioggia, durante una sua passione, non è più riemerso. Dovevamo partire qualche giorno dopo e questa è una foto per me molto cara, perché ho litigato col mare per 6 mesi, sono andato in, non dico depressione perché forse una parola un po' esagerata, però mi sono allontanato dal mare, ho preso paura, avevo paura del mare e poi mi sono riappacificato col mare, e il delfino è una statua che io ho voluto dedicargli proprio in Croazia, a Rovigno, perché comunque il delfino mi accompagna sempre. Oggi, dopo un lungo percorso così anche di riflessione, ho capito che l'acqua mi riceve nuovamente e mi amica, e c'è sempre qualcuno con me, lui è sempre nel mio cuore. Grazie. Vediamo la prossima foto. Oh, dottore, pieno di dottori qua. Sì, qua infatti quando spiego che sono professore la gente mi guarda un po' strano, perché c'è due lati, no? Cioè Batman e Robin. Questa è una foto dell'anno scorso, una foto... Quando sei all'università sei Batman o Robin? Sono Batman, dai. Sei Batman. Sono Batman. È una foto che mi ritrae l'anno scorso, ho seguito 4 medici facendo 4 tesi in scienze forensi, e dietro le mie spalle c'è il mio prof, è stato il suo ultimo mandato, per cui è andato in pensione. Per me è un secondo papà, perché è una persona di una... Il professor Paolo Danesino, il Paolo, è una persona di grande carisma e soprattutto di grande umanità, che mi ha dato, mi ha insegnato molto veramente, non solo a livello culturale ma proprio a livello didattico, a livello umano, una persona di valori unici, e questo mi vede una delle poche volte in cui sono in giacca e cravatta. Anche questa è una parte di te, però sì, molto sì, importante. Sì. Ultima immagine. Eccoti qua, con la Fede, un'altra Fede. Tu c'hai Fede qua, assolutamente, è una tua cara amica. Fede ha rappresentato sicuramente un passaggio molto importante della mia vita, perché da allenatore di apnea nel 2013 il suo allenatore mi ha chiamato, abbiamo incominciato a collaborare fino a Rio 2016, siamo in contatto, ed è stato un po' una svolta, nel senso che ho approcciato a un mondo estremamente professionale, dove si passa da una passione alla ricerca della performance all'eccellenza, dove si lotta per un oro olimpico, dove si lotta per un centimetro, perché quel centimetro fa la differenza in senso buono tra vincere e morire. E ho fatto quasi 4 anni bellissimi, dove diciamo che ho cercato di
dare nel mio piccolo il supporto a grandi atleti e grandi professionisti, per cui una esperienza unica. Mike, tra l'altro tu hai superato diversi record per quanto riguarda l'apnea, ma per chi se ne intende un pochino di più vogliamo dare anche dei numeri al tempo? Sì, nell'apnea ci sono diverse discipline. Io ho primeggiato nella apnea dinamica, cioè nella piscina, in piscina olimpionica, quante vasche fai, un po' come fanno tutti i ragazzini bambini. Feci il record europeo con 150 metri, poi in apnea da fermo, apnea statica 6 minuti e 15 nel 2003. Poi ho fatto del jump blue, che è una disciplina molto particolare, è un cubo, bisogna immaginare proprio una sorta di ring immerso a 15 metri, era a 15 metri quando gareggiavo io, poi dopo il 2006 l'hanno spostato a 10 per motivi di sicurezza e lì riuscii a realizzare 120 metri e poi nell'assetto costante feci 70 metri. Assetto costante è la disciplina in cui si scende con una monopinna, con degli attrezzi e si risale, lì realizzai 70 metri nel 2004. Ci sta. Allora ragazzi, conosciamo qualche cosa in più del nostro Mike attraverso i suoi gusti musicali e quindi ci servono i Blind Visions. My Music! Primo brano, ragazzi. Suspicious Mind, Elvis. Allora, cioè, questa la dobbiamo dire però, a parte la mia passione di Elvis che ormai ho espresso nelle varie volte, e Luca lo sa, mostriamo il tuo tatuaggio, dai. Beh, Elvis è... Eccolo lì, ce l'abbiamo. Allora, da lì però ti chiedo, come mai questo pezzo? Tutto è nato quando avevo 16 anni e ascoltai per televisione una pubblicità della Brooklyn, non mi ricordo delle C, che c'era Ari Lonson Tonight. E io mi innamorai di questa canzone, non sapendo minimamente che fosse Elvis. Mi feci comprare dai miei genitori il CD e mi innamorai completamente di Elvis. E Elvis rappresenta la colonna sonora della mia vita. Cioè ogni momento è Elvis, dal rock al blues al gospel, ogni genere musicale interpreta ogni passaggio della mia vita. Quindi Elvis è... Questo forever. È il bello di Elvis, che va bene per sempre. Tutto. Va bene sempre. Secondo brano, ragazzi. Every morning get up tired little can barely sit down on my feet. Take a look in the mirror and I cry a lot of one, two, to me. I had spent all my in believing you, but I just don't get no relief. Oh, somebody, somebody, can anybody find me somebody to bravissimo Luca, bravissimi Blind Visions. Somebody to Love. Adesso oggi hai toccato Elvis, Queen, cioè adesso il terzo poi lo scopriamo, sempre tra i miei preferiti. Perché Queen, perché Somebody to Love? Perché credo che sia nella natura umana avere qualcuno da amare. E questa canzone interpreta forse meglio di qualsiasi altra il messaggio che è insito in noi, cioè alla fine possiamo vincere mille medaglie, possiamo realizzare tante belle cose, ma se non hai un sentimento, un affetto, una famiglia, un amore, tutto è molto fugace, quindi rimane un ricordo ma non vive in eterno. Mi è piaciuto moltissimo questo pensiero, davvero molto. Ultimo brano. Stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio e l'amore un limite che sazia solo per un istante e poi torna la fame. Grazie. Bello. Nina Zilli, per sempre. Sì.
In tutto questo internazionale, Nina Zilli con Per Sempre. Perché sì. Ti piace questo brano? Perché Forever ce l'ho tatuato, perché Per Sempre è una canzone che mi riporta nella mito. Ho sempre rincorso e cercato l'oro, l'ambizione, la carriera universitaria, la carriera sportiva, e mettendo da parte il sentimento. E poi ti rendi conto che magari hai commesso degli errori o comunque ci può essere qualche rimpianto, e quindi questa canzone preferisco vivere di rancori che di rimpianti, però qualche rimpianto ce l'abbiamo tutti, io per primo. Mi verrebbe da chiederti quale rimpianto hai per primo, ma a te se poi mi vuoi rispondere. Hai un rimpianto in tutto questo tuo discorso? C'è qualcosa che ricordiamo? Un rimpianto che hai? Sì, voglio essere molto onesto, molto probabilmente il rimpianto su cui rifletto può essere di non avere ancora una famiglia, non avere dei figli, perché comunque la vita è fugace. Ma questo non è un rimpianto, questo è un augurio che ti facciamo per il futuro, eh? Cioè, ragazzi, questo non è ancora un rimpianto. Però la voglio vedere positivamente, nel senso che, sai, magari ci sono alcuni momenti in cui pensi che sia la persona giusta, magari sei preso, le tue attenzioni sono da altre parti e poi quella persona non c'è più, allora magari lo vivi come un rimpianto. Però poi, insomma, mio padre mi ha sempre insegnato che Dio vede ma l'uomo provvede, quindi probabilmente non era il momento giusto, e come diceva Enzo Ferrari, l'amore vero sarà quello che dovremo ancora fare, la Ferrari che dovremo ancora costruire, quindi sarà quello che arriverà, che sarà probabilmente ancora più grande di quello che è nella mia testa. Ma sì, il vero amore è sempre l'ultimo amore, quindi ci stai tutto il tempo e noi te lo auguriamo. Grazie. Proseguiamo, a proposito d'amore parliamo di testa o cuore. Bricofer mette insieme testa e cuore in tutte le cose che fa, ma in questo caso ti dice: Mike, scegli testa o cuore. Testa o cuore, ragazzi? Concentrazione, come tu andassi sott'acqua, e andiamo con la prima. E qua. Beh, parliamo del tuo rapporto con i delfini. E un po' tu ti senti l'uomo di Atlantide. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché tra l'altro me lo ricordo da bambina, l'uomo di Atlantide è indimenticabile, e tu ti senti un po' così. Il tuo rapporto con i delfini, racconta. Testa o cuore, prima di tutto? Cuore, ma cuore proprio senza ombra di dubbio. I delfini, dopo la mia crisi esistenziale, dopo la morte del mio amico, i delfini sono andato alla ricerca dei delfini selvatici in diversi mari, tra le Bahamas, le Hawaii. Ho avuto voglia di ritrovare me stesso e di capire il perché di certe situazioni. E il delfino mi ha insegnato a vivere l'acqua con semplicità, a stare bene con me stesso anche in 30 centimetri, a non dover per forza avere una medaglia da appendere e dimostrare il valore con un numero, ma il valore nella vita e nei numeri che fai nella vita, non nelle profondità o in altro. E i delfini mi hanno insegnato che, sebbene siano cetacei che possono trattenere il fiato più di noi, sebbene possono andare nelle profondità più di noi, stanno tranquillissimi anche a un metro d'acqua e giocano, interagiscono con te. Quindi un rapporto di amore con i delfini, veramente una simbiosi che ho avuto, fenomenale, emozioni da pelle d'oca, uniche, non sono descrivibili. È una cosa per pochi, tra l'altro. Noi lo possiamo soltanto ascoltare da chi fa ciò che fai tu. Ma quindi ce lo immaginiamo anche noi, insomma. Ci porti un po' sott'acqua così. È un'emozione unica, perché trovarsi in mezzo al mare con dei delfini che vengono che spuntano dal blu, ti trovano e ti assecondano nei movimenti, respirano quando tu respiri, si affiancano, riesci a toccarli, riesci a sentirli perché loro ti sentono. È un connubio mare-acqua che è fortissimo, cioè fortissimo. Andiamo avanti con la prossima immagine. Testa o cuore?
La bici, qua vediamo una mountain bike, ma il tuo rapporto con la bici è molto stretto e particolare. Tu ami molto la bici, che sia mountain, che sia bicicletta normalmente per andare anche in città. Sì. Raccontaci. Sì, io adoro andare in bicicletta, cioè proprio mi fa impazzire. Io testo o cuore prima di tutto? Cuore. Dunque, 2 anni fa ho comprato 4 biciclette. Sì, sono un pazzo scatenato per la gioia dei miei. E quest'anno ne ho prese 2, di cui un tandem per i miei genitori. E adoro la bici, proprio ogni forma di 2 ruote è fantastico, proprio a parte mi rilassa. Poi quando subentra la competizione, andare in bici è veramente tostissima, però mi piace tantissimo, vado in bicicletta per il mio benessere personale, vado in bicicletta per divertirmi, per gareggiare con qualche pazzo, con chi mi sfida e chi mi legna, ma soprattutto vado in bicicletta anche per beneficenza. Ho pedalato 170 km per un'associazione, era una sfida per me stesso, e sapere di farlo per delle persone che soffrono mi ha dato un'energia che non avrei mai pensato di avere. Quindi in americano dicono be open, aprire la testa, perché il limite è nella testa e non nel corpo, e questo mi insegna tanto. Ultima immagine. E a proposito delle 2 ruote, e a proposito del gusto antico che ci caratterizza, l'immagine di Steve McQueen. Sì. Perché? Ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'ho. Allora, devi sapere che i miei genitori sono un po' di vecchio stampo e quindi sono contro la moto, perché è pericolosa, però alla soglia di 40 anni, insomma, ho deciso di comprarmi questa moto. Io e mio fratello mi ha aiutato a nasconderla. Adesso come lo dico, mamma e papà? E hai comprato questa Triumph? Ho comprato la Triumph modello Steve McQueen, quella del film La Grande Fuga, perché mi piacciono gli anni 70. Adoro Elvis, adoro Steve, cioè tutto quel genere proprio mi manda fuori di testa, e non potevo avere... Cioè, quando ho visto sta moto, insomma, sono caduto in brodo di giuggiole. Non cioè, te lo chiedo neanche, quindi, testa o cuore? Qui cuore. per forza, cioè. Abbiamo messo cuore ovunque, ci sta. Sì, la passione ovunque, in tutto. Senti Mike, prima di salutarci volevo che tu parlassi un po' con chi ci sta seguendo da casa, perché trovo sia un esempio molto importante, che è riuscito a mettere insieme una carriera universitaria con tutto il successo che tu hai in campo universitario, ed è così, con una carriera sportiva, diventando addirittura campione del mondo. Cosa possiamo dire ai giovani d'oggi per andare avanti bene, con grinta, e portare avanti sì quello che hanno da fare con la scuola, l'università, ma nel contempo anche le proprie passioni? Si può fare assolutamente insieme. Sì. Come dicevo, indubbiamente la mia famiglia mi ha aiutato tantissimo, nonostante qualche difficoltà, perché non sempre ci si capisce, però poi si superano alcune barriere si superano. Io credo che il primo aspetto sia quello fondamentale di divertirsi. Tutti noi abbiamo un talento, c'è chi lo scopre prima, c'è chi lo scopre dopo, però è fondamentale seguire quello che abbiamo dentro di noi. Pensa che alle medie una maestra mi aveva detto che non avrei potuto, ero indicato a una scuola professionale. Questo ce l'ho ancora nella pagella, ma quello per me è stato uno stimolo importantissimo, perché mi ha dato consapevolezza in più, ambizione in più, determinazione in più, voglia di seguire quello che avevo dentro di me, quello che era il mio istinto. E credo che rispettando i valori, facendo sana attività sportiva ed essendo anche un pochettino ambiziosi, tutto è possibile. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Quindi tutto è possibile. Grazie Mike. Grazie. Noi, come di consuetudine, ti diamo questo pensiero, stai pure, che Ilal Ashour ha disegnato per te e che Public Service ha pensato di regalarti. Eccoti. Ecco Mike Maris in fondo al mare, in posizione yogica, perché il respiro, sai, porta questo. Che figata. Ecco, bene. Siamo molto contenti. Magari fossi così fisicato, magari farei la firma. Beh, Mike, grazie per essere stato con noi, davvero. Grazie mille. Fai un saluto ai nostri amici di Solo Chi C'ha Fede. Amici ascoltatori, allegria! Grandissimo, ciao Mike. Grazie per essere stato con noi. Grazie Mike mille. Maric, grazie. Grazie. Grazie Mike.
Ed eccoci arrivati in chiusura di puntata. Solo chi c'ha fede vi saluta con due ospiti, avete visto, eccezionali. La nostra Sonia e Mike Maric, grinta, energia e grande potenza mentale. L'energia e la forza in realtà è proprio tutta lì. Noi vi aspettiamo la prossima settimana con un grandissimo finale di puntata con i Blind Visions. Suon Ritossa e il nostro pubblico. Ci sono tantissime sorprese che vi aspettano. Ci rivediamo la prossima settimana e vi lasciamo a Calcio Mercato, che è sempre più frenetico in questi giorni. Grazie per essere stati con noi. Buona serata, buonanotte.